Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarelli, vi parla da Cassino dall'Alta Terra di Lavoro e questa sera staremo insieme come so, nostro solito per parlare di storia. Di cosa parleremo? Parleremo di un argomento scottante che a molti non piace, però purtroppo bisogna affrontare in maniera corretta e nei giusti modi. Ma come nostra abitudine facciamo passare un video per presentare l'ospite. Non succede niente, è solo un pezzo di legno. No! 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 È un frate, che cosa gli possono fare? Cristo è morto in croce pure per voi. Ma chi odiate? Ma perché? E voi? Così lo difendete, il vostro salvatore? Assassini! Aspettatemi qui. No! Se lo riconoscono. Tu sei pazzo, gli fa! E te vuole, lieutenant? Le comandante se son? Oui. Pourquoi? Bene, avete visto questo video dove vediamo un prete, un monaco che si immola per difendere la croce che era stata maltrattata, era stata distrutta da giacobini franco-piemontesi. E perché? Perché oggi vorremmo parlare del risorgimento che nasce come movimento sicuramente anticattolico. Ecco, qui ne parliamo con un illustre ospite che già ci ha fatto compagnia negli scorsi mesi parlando della Vandea, nella rubrica della Vandea italiana, delle insorgenze romagnole e di Rimini. Con chi parliamo? Con Don Ugo Quarantino. Buonasera Don Ugo, come state? Buonasera, sto bene, grazie. Saluto lei e gli ascoltatori. Quel video, con la clip che ho mandato, sicuramente vi ha toccato, anche se la conoscevate benissimo. Quando quel vostro, si può dire, collega si è fatto ammazzare per difendere la croce, una cosa molto toccante. E perché parliamo di questo? Parliamo del risorgimento che, devo dire, con molta forza Angela Pellicciari ha fatto capire che è un movimento storico-culturale anticattolico. Voi cosa ne pensate di questa teoria? Beh, io ho accettato con piacere il suo invito proprio per sottolineare questo aspetto. Negli ultimissimi decenni c'è stata la cosiddetta rilettura del Risorgimento, una rilettura che ha riguardato l'analisi di vari episodi, di vari personaggi, di varie anche battaglie, ma questa rilettura doverosa deve portare a qualcosa di più, e cioè a risalire alle cause più profonde di ciò che fu la rivoluzione italiana chiamata Risorgimento. È un discorso che abbiamo già visto trattando delle insorgenze antigiacobine. Del resto possiamo certamente situare l'opposizione intellettuale e popolare alla rivoluzione risorgimentale come seguito di quello che fu l'opposizione sia dottrinale sia popolare dell'inizio di questo movimento rivoluzionario nella nostra penisola. E in questo senso
si tratta appunto di cercare, e si trova facilmente, quel motore che ha determinato poi l'organizzazione e la realizzazione del Risorgimento. Non si trattava solo di questioni territoriali, e cioè unire i popoli della penisola, in questo senso si poteva, i rivoluzionari avrebbero potuto unire i popoli dei territori della parte centro-settentrionale, la parte meridionale della penisola era già un tutt'uno, un rivoluzionario dal punto di vista puramente umano può cercare il cambiamento di una dinastia, può cercare un cambiamento di governo. Non dimentichiamo, Don Ugo, non dimentichiamo che noi avevamo un regno cattolico. Certo, ecco, ci stiamo arrivando. Qui si trattava di qualcosa di ben diverso. Ho accennato alle questioni territoriali perché molte persone, o meglio una parte della popolazione e molte persone in seguito hanno aderito al cosiddetto Risorgimento per motivi patriottici, nazionalisti, ma il problema, o meglio lo scopo della rivoluzione risorgimentale non era unicamente quella che appare, in quanto l'obiettivo principale era la Chiesa cattolica, la Chiesa romana, la persona del Papa e la funzione del papato. Ecco perché nella ricerca delle cause più profonde della rivoluzione italiana, del cosiddetto Risorgimento, ci si imbatte, quanto ai personaggi principali che l'hanno realizzata, ci si imbatte in tutta una schiera di persone legate alle società segrete, quindi alle varie logge massoniche e non solo. Molti dei protagonisti della rivoluzione italiana erano legati al protestantesimo, erano legati quindi e motivati da un'avversione per ciò che rendeva unita la penisola da secoli, come vedremo con i testi che proporrò all'attenzione sua e degli ascoltatori. Si tratta quindi di collocare questa pagina storica in un ambito più vasto. Molti, o forse una parte di coloro che si oppongono ad alcune di queste pagine storiche, si limitano a quella pagina, senza però situare, come ho appena detto, quel fenomeno storico, quella pagina storica all'interno di un ambito ben più vasto. E ancora una volta ritorno su quello che è stato detto nell'intervista che abbiamo fatto qualche mese fa. Questo ambito più vasto è la rivoluzione con la R maiuscola. All'interno della rivoluzione, o meglio, la rivoluzione ha partorito tutta una serie di rivoluzioni con la R minuscola. Don Ugo, si può dire che tutto questo ha un obiettivo che si raggiunge a tappe, e queste tappe. Don Ugo, si può dire che questa rivoluzione con la R maiuscola nasce con Lutero? Questa rivoluzione con la R maiuscola non nasce con la rivoluzione detta francese, ma con Lutero. Sto rispondendo. Molti pensano alla rivoluzione nata nel 1789,
Invece lei giustamente indica un periodo precedente. Avevamo la cristianità, la società cristiana, chiamata in modo inesatto il Medioevo, come se fosse una parentesi che disturbava tra l'antichità e la modernità. Questa cristianità ha iniziato ad avere il primo attacco poderoso, frontale, micidiale, con la rivoluzione protestante. O meglio, è stata indebolita con l'umanesimo, con il rinascimento. Anche qui il discorso, il rinascere e poi il risorgere, considerando le epoche precedenti invece come epoche appunto da dimenticare assolutamente, da ripudiare addirittura. Umanesimo, rinascimento e quindi la rivoluzione protestante, che ha frantumato l'unità dell'Europa, l'unità dell'Europa cattolica, dell'Europa cristiana in quanto cattolica, con un punto di riferimento di tutti i popoli, e questo punto di riferimento lo ritroviamo poi proprio in quel secolo del protestantesimo, con la battaglia di Lepanto. Mentre i principi cristiani, cattolici, erano divisi tra di loro, ci fu il ruolo fondamentale del Papa San Pio V per promuovere la crociata di Lepanto, per salvare in quel frangente storico la cristianità dall'invasione turca. Ci furono poi altre tappe, come la rivoluzione inglese, come la rivoluzione americana, e poi appunto la rivoluzione dell'89, la rivoluzione diciamo giacobina, e poi le rivoluzioni successive, in particolare la rivoluzione comunista. Tutto questo porta a negare i principi che stavano alla base della società cristiana, del Medioevo, diciamo, e sostituire, e questa è la rivoluzione, il sovvertimento di un ordine sociale con un nuovo ordine. L'ordine sociale precedente, basato sulla fede cattolica, sui principi cristiani, un nuovo ordine basato su ben altre cose. Per intrattenerci nel corso di questo collegamento, ho attinto all'archivio del nostro istituto Mater Boni Consili, che ha la casa madre a Verrua Savoia, in provincia di Torino, in Piemonte. Ogni anno stampiamo un calendario, e nel 2011, in occasione del famigerato anniversario della Unità d'Italia, quindi 1861-2011, il calendario era dedicato proprio a questo argomento, e in copertina del calendario avevamo messo il Papa Pio IX, il Duca Francesco V di Modena e Francesco II, il re legittimo delle due Sicilie. Mese per mese abbiamo accompagnato i fedeli che esponevano il calendario in casa, con argomenti appunto relativi a questo anniversario, gennaio con la figura, visto che è la festa liturgica di San Giovanni Bosco, con la figura di Don Bosco. Pochi lo sanno, ma l'oratorio torinese di Don Bosco fu un secondo centro di controrivoluzione. A febbraio avevamo accennato alla pagina precedente al Risorgimento, quindi all'invasione giacobina, e si accennava agli insorgenti, e come foto avevamo pubblicato la famosa immagine di Sant'Antonio che
benedice e conduce alla vittoria i sanfedisti contro i giacobini, e così via via, mese dopo mese. A marzo una bella foto di Pio IX con re Francesco II. Allora voi direte: ma un istituto sacerdotale perché fa politica, perché si occupa di queste cose? Ma qui non si tratta di far politica, si tratta di difendere la storia della cristianità di fronte a questa mistificazione storica che tutti abbiamo subito nelle scuole di ogni ordine e grado, e approfittare della rilettura della storia appunto per riaffermare i principi del cristianesimo. Nel mese d'aprile, ad esempio, avevamo come soggetto del mese la figura di Monsignor Luigi Fransoni, poco conosciuto, era l'arcivescovo di Torino, che fu prima dal governo liberale dei Carignano, prima imprigionato a Fenestrelle, dove furono imprigionati diversi prelati degli stati di Savoia, la maggioranza evidentemente, che si opponevano al liberalismo, al laicismo, ai principi massonici che venivano diffusi sempre più dai governi liberali, e poi addirittura esiliato. Ecco quindi perché un istituto sacerdotale parla di questi fatti, ma perché la rivoluzione italiana, come quella francese e le altre, hanno aggredito la Chiesa cattolica. È stata un'aggressione epocale che ha portato allo smantellamento dell'ordinamento sociale cristiano e la sostituzione con un ordinamento sociale laicista, anticattolico. Basti pensare a ciò che è successo in Italia negli anni successivi all'unità d'Italia. E poi Don Ugo, la cosa che fa riflettere che Savoia, nell'insorgenza fino ai Carignano, forse era la dinastia più cattolica e più tradizionale in Italia, e poi hanno fatto una giravolta a 360 gradi, divenendo quelli più eretici. E infatti sì, San Giovanni Bosco lo denunciò più volte questo. Sì, forse ne avevamo già parlato quando morì l'ultimo re del ramo principale, Carlo Felice, mi pare nel 1823, fu sepolto nella Reale Abbazia di Altacomba in Savoia, insieme a tutti i suoi avi, e il vescovo che presiedeva le esequie disse, il vescovo di Moriana, se non sbaglio, disse: oggi seppelliamo non solo Sua Maestà, ma seppelliamo la monarchia cattolica, in quanto il ramo dei Carignano era guardato con sospetto dalla corte di Torino, e i Carignano erano legati proprio, tra le altre cose, al protestantesimo. Il precettore di Carlo Alberto fu, se non sbaglio, un pastore calvinista. E ritroviamo quello che ho accennato all'inizio, tutto questo ambiente, questi contatti tra personaggi legati sia alle logge sia al protestantesimo, che univano i loro intenti non tanto e non solo per un rovesciamento di alcune dinastie, tra l'altro un rovesciamento assolutamente deprecabile, l'aggressione di stati indipendenti, i ducati centrali, il Gran Ducato di Toscana, lo Stato della Chiesa, il Regno delle Due Sicilie, ma non c'era solo questo, c'era la sostituzione dei principi che dovevano stare alla base della società, dei principi apertamente anticattolici. E infatti nell'editoriale di questo del calendario, appunto il nostro calendario dell'ormai lontano 21, si metteva in parallelo
la cosiddetta rivoluzione francese ebbero loro, noi abbiamo avuto questa, quell'anno particolarmente fastidioso con tutta quella retorica risorgimentale, loro hanno avuto di peggio col bicentenario della rivoluzione francese. Allora c'era questo collegamento, scrive l'editorialista Don Francesco Di Cossa, sì, perché gli avvenimenti che sovvertirono l'Italia dal 48 al 70 importarono da noi i principi e le tragiche conseguenze della rivoluzione dell'89. Non di risorgimento si dovrebbe parlare, ma di rivoluzione italiana, o meglio, rivoluzione in Italia, dopo le analoghe rivoluzioni in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Francia, nonché in tutto il mondo cristiano. Le idee in Italia, le idee anticristiane che rivoluzionarono il nostro paese venivano d'Oltralpe. E il paradosso del risorgimento, via gli stranieri dall'Italia, l'unità dell'Italia, tutta la retorica appunto di questo spirito non tanto patriottico quanto nazionalista, ma chi è che armava, chi è che pagava, chi è che dirigeva? Gli stranieri. E non penso di dire qualcosa di errato nell'affermare che con l'unità d'Italia questo Stato italiano fu una sorta di colonia britannica, come poi lo Stato italiano, dopo le vicende della Seconda Guerra Mondiale, divenne una sorta di colonia statunitense. E allora dove sta l'obiettivo sbandierato? Era un obiettivo che nascondeva un qualcosa che nascondeva ben altro. Ma Don Ugo, bisogna dimenticare che il primo a esprimere il concetto di risorgimento fu Napoleone, quando entrò a Milano e parlò i popoli italiani devono risorgere. Era quindi fu Napoleone che coniò questo termine la prima volta. Esattamente. E infatti, sempre in questo testo, si scrive chiaramente che mentre il popolo restava quello che il popolo degli stati preunitari della penisola restava quello che era, fermamente attaccato alla Chiesa e alla religione, quindi con l'invasione giacobina, l'invasione napoleonica, vi erano i club dei giacobini italiani, ma il popolo non seguiva, il popolo restava quello che era, fermamente attaccato alla Chiesa e alla religione. Le élite, invece, in gran parte, le cosiddette élite, si abbeverarono ai cosiddetti lumi accesi nei paesi anglosassoni, germanici, francesi, si affiliarono alle logge massoniche, contagionate già da decenni dalla Chiesa, e con la protezione anche, ahimè, di alcune teste coronate. Non lo dimentichiamo che nelle corti, in alcune corti, le logge avevano già messo i loro uomini, misero mano alle riforme, e cioè la soppressione di tanti conventi, l'incameramento dei loro beni, il regalismo, il giurisdizionalismo anticuriale, cioè questo tentativo di mettere l'autorità regia al di sopra di quella papale, la soppressione dell'Inquisizione, e che tanto bene ha fatto nell'Europa cattolica per prevenire tanti mali, e in alcuni stati, come in Toscana, dove era particolarmente fiorente la presenza massonica, anche una riforma religiosa d'impronta giansenista. Vede, l'ha ricordato proprio quel sacerdote che ho accennato prima, Don Francesco Di Cossa, poco tempo fa. Di fronte a noi ci sono due schieramenti. Lo schieramento più progressista, che, giunto al potere, fa delle leggi
cattive, nocive, che vanno contro l'ordine cristiano e naturale. E poi vi è un altro schieramento conservatore. E cosa fanno i conservatori? Conservano queste cattive leggi. I progressisti fanno leggi cattive, i conservatori le conservano. Difatti, al momento della cosiddetta restaurazione, non si andò spesso a fondo nelle questioni, non si trattava solo di sostituire le uniformi. È caduto Napoleone, non più le uniformi dell'esercito napoleonico, ritornano le belle uniformi degli eserciti precedenti. I principi sono i principi che bisognava rimettere in valore, e furono pochi, anche appunto nella penisola, quei principi che osservavano le cose come dovevano osservare, pochi pensatori che appunto indicavano la strada da seguire. La rivoluzione francese sulla punta delle baionette portò i principi dell'89 in un'Italia indebolita, trovando ancora però sulla sua strada la resistenza delle insorgenze popolari. La restaurazione lasciò in gran parte al suo posto le medesime élite affiliate alle logge, impregnate dell'illuminismo, dei filosofi e del liberalismo inglese. Ma infatti, Don Ugo, qua bisogna essere onesti. Come vedete, noi ogni volta pubblichiamo, prima di parlare con i nostri ospiti, quella frase famosa di Cretino: l'unica carità che possiamo concedere alla storia è la verità. Già. Noi siamo napoletani. L'ultima mia dinastia è stata il Borbone, e li tengo in gloria, e noi qua chi ci ritocca. Però bisogna essere onesti per essere credibili, perché noi non abbiamo paura di fare i conti con gli spiriti che abbiamo nel nostro armadio. Allora, la corte borbonica, nel Settecento soprattutto, ha fatto entrare il giansenismo a corte, ha fatto entrare il giuseppinismo, ha fatto entrare le leggi febroniane. Certo, infatti Sant'Alfonso... quindi parlare di restaurazione è improprio, bisognerebbe dire continuazione, perché poi... Una restaurazione molto... Ma infatti poi... Che ha ritardato, ma non ha fermato l'età successiva della restaurazione. Io oso dire, e mi assumo le mie responsabilità, soprattutto qui e giù, da noi nel Regno, giacobini franco-napoletani hanno un po' accelerato il percorso che aveva preso Ferdinando IV, perché poi dopo che cosa è successo? Con la fine delle insorgenze del 99, con la scusa dell'amalgama, tutto quel sacrificio umano per riportare il trono sul trono il re di Napoli non fu ripagato. E ci fu una continuazione, ed ecco che sono stati riabilitati i Murattiani, sono stati riabilitati tutti, e chi era tradizionalista come il principe di Canosa passò accettare un brutto periodo. Quindi parlare di restaurazione, Napoli. Sì, tra l'altro lo stesso Ruffo dovette andare via, e il popolo non fu gratificato da questa operazione. Quindi le due corti che in quell'epoca... Chiudo questa parentesi. Sì. C'era la teoria del grande Leviatano di Thomas Hobbes, che voleva essere gestito in maniera diversa dalle monarchie dispotiche illuminate, che ormai imperversavano in tutta Europa, a cui si contrapponevano quelle protestanti, quella protestante che aveva un discorso imperiale, è la neonata forma di grande Leviatano, che era la rivoluzione del direttore della rivoluzione francese. Vede, dico cose scomode, assist, ma sono reali. Assist, perché è quello che ho tentato di dire: un buon cattolico deve essere contro rivoluzionario.
perché la rivoluzione va contro Dio. Rivoluzione intesa proprio come processo di sovvertimento dell'ordine, dell'ordine naturale, dell'ordine cristiano. Ma essere controrivoluzionario non significa solamente l'aspetto esteriore o comunque limitato del ragionamento o del sostenere determinate tesi, ma bisogna andare a fondo, bisogna andare alle cause che hanno prodotto i mali e riportare nelle coscienze, nelle menti, riportare le menti, diciamo, a quei principi che sono stati a base della cristianità. Ho accennato prima, en passant, alla soppressione dell'Inquisizione. Temo che non pochi, anche negli ambienti più o meno controrivoluzionari, antirivoluzionari, siano favorevoli. Basta con l'Inquisizione. Quando vedo ogni anno per l'anniversario di Giordano Bruno tante persone che si schierano a difesa di Giordano Bruno, ti cadono le braccia, perché Giordano Bruno è diventato proprio l'emblema di quella società del scristianizzata, anticristiana, questo libero pensiero che libero non è e non è né libero né pensiero, è proprio la bandiera dei nemici della società cristiana. La controrivoluzione deve opporsi alle tappe della rivoluzione, ad esempio il Risorgimento, è ovvio, per riportare come obiettivo la società cristiana, in ambito ad esempio controrivoluzionario, la monarchia cattolica, la monarchia che si basa sulla adesione e sulla difesa dei principi cristiani. Questa è la controrivoluzione cattolica e che non può essere accettata in altre forme, perché le altre forme non fanno altro che nascere dagli stessi ambienti, con gli stessi principi di coloro che hanno rovesciato i nostri stati preunitari, di coloro che hanno, con le baionette, prima napoleoniche, poi dei bersaglieri, hanno fatto quello che hanno fatto. È una battaglia importantissima all'interno dei nostri ambienti. Il riferimento deve essere quindi la controriforma. Molti dei pensatori che io non chiamerei nemmeno controriforma, non chiamerei controriforma, perché Lutero ha fatto una rivoluzione, non una riforma. Lutero ha fatto una rivoluzione che appunto la Chiesa ha bisogno di riforme, non di rivoluzioni. Controriforma è il termine col quale si è poi chiamato quel periodo. Ma scusi, anch'io ho il problema della tosse. Dicevo che molti dei fautori del Risorgimento hanno sempre accusato il papato di essere la rovina dell'Italia. Altre nazioni, perché questi mostrano un grande disprezzo per l'Italia e hanno sempre come riferimento lo straniero. Altri paesi che non avevano la zavorra del papato hanno conosciuto prima di noi il processo unitario, lo sviluppo, il progresso. L'Italia è rimasta arretrata a causa del papato e, in certo senso, giustamente dicono, da noi la controriforma è finita nel 1870 con la caduta dello Stato, del potere temporale della Chiesa. Ma allora, se anche in ambito controrivoluzionario ci fossero persone che si riconoscono in questa critica alla
Controriforma, cioè al Concilio di Trento, a questa pagina gloriosa della Chiesa dal punto di vista dottrinale, disciplinare, artistico, culturale, una pagina di santità eminente, beh, allora ci sarebbero problemi. Tra l'altro, lo Stato italiano che nasce dal cosiddetto Risorgimento ha nulla a che vedere come importanza di quello che erano gli stati della penisola prima della cosiddetta unità, sempre considerando questo, leggendo alcuni brani di questo editoriale. Bisognerebbe fare un paio di riflessioni. La prima, tre passaggi oltre a Lutero, è la vicenda di Cromwell in Inghilterra, la vicenda, la pace di Vestalia, e lì cambia tutto il diritto internazionale, cambia completamente. Purtroppo. E il terzo passaggio, che pochi ricordano, ma credo che sia fondamentale, sono le costituzioni del padre presbiteriano di Anderson nel 1723, che trasforma la massoneria, che era soltanto una libera moratoria d'élite per conservare i copyright, ma che era anche, diciamo, tollerata, diventa speculativa, settaria, e lì cambia tutto. Questi sono i tre passaggi oltre quelli di prima della Rivoluzione francese, perché nel settarismo il regicidio nasce con Cromwell, il diritto internazionale cambia radicalmente con la pace di Vestalia, e l'operatività, cioè l'applicazione di certi principi, nasce col settarismo, con le costituzioni di Anderson. Questo è il mio pensiero, non so se voi... Ma come si ritornano a ripetere le stesse cose, ci sono delle tappe. Una tappa porta a un'altra tappa, vi è un filo conduttore che attraversa i secoli e che porta dall'apice della società cristiana, quello che viene chiamato il Medioevo, sino all'attuale situazione. Tra l'altro, lei ha accennato alla pace di Vestfalia, se non sbaglio, nella sala dove fu firmata il Trattato di Vestfalia, pochi giorni fa si è tenuto un G7 e il ministro degli esteri della Germania, dall'alto contenuto simbolico, ha fatto togliere il crocifisso. Ma siamo arrivati a questi punti aberranti perché c'è stato tutto il seguito, tutto ciò che ha preceduto nel corso dei secoli, le vicende dei popoli europei. Allora, proprio stavo leggendo, appunto, come il termine stesso di risorgimento, come quello di rinascimento, d'altronde indica un disprezzo totale di ciò che precedeva queste cosiddette ere felici. Prima del Rinascimento erano le barbarie del Medioevo, prima del Risorgimento vi erano la morte nazionale, e cioè la Controriforma, che appunto finisce con il 1861 o 70, come meglio crede, e poi il secolo dopo ci saranno passi successivi. Eppure era in quell'epoca gli stati preunitari erano davvero, avevano erano uniti tra di loro, innanzitutto dalla fede, e avevano un ruolo estremamente importante. Pensiamo alla Repubblica di San Marco, che dominava tutto, una buona parte dell'Oriente, Roma, che era la capitale di tutta la cristianità. Non c'è paragone come importanza. E tutto questo, appunto, è stato sovvertito
dal Risorgimento. Ora, e qui veniamo al cuore del problema per ogni cattolico, l'aggressione alla Chiesa romana. Pochi ricordano che l'Italia, visto che questo nome l'hanno sbandierato appunto per la rivoluzione risorgimentale, aveva accolto la predicazione e il martirio degli apostoli Pietro e Paolo. I padri della patria non sono Garibaldi, Mazzini, Cavour o quant'altro, ma sono gli apostoli di questa penisola. E a Roma è stata scritta buona parte del Nuovo Testamento. Buona parte del Nuovo Testamento non è stato scritto in Palestina, è stato scritto a Roma. Il Vangelo di San Marco tra il 50 e il 60 d.C., quello di San Luca verso gli anni 60, gli Atti degli Apostoli verso il 63, probabilmente tutta una serie di lettere di San Paolo dalla prigionia romana, la lettera agli Efesini, Colossensi, Filippensi, Filomene, due lettere di San Pietro e poi la seconda lettera di San Paolo a Timoteo verso l'autunno del 66. Tutte queste pagine sono divinamente ispirate, sono state scritte a Roma. Molti cattolici questo non lo sanno o lo dimenticano. I nemici della Chiesa lo sanno e non lo dimenticano. E c'è stata quindi l'aggressione, l'occupazione alla città santa del cattolicesimo. La religione cattolica non ha più la città santa. Quando i protestanti si beffavano di Roma, Roma sembra un grande monastero, era un complimento. Un complimento perché la città degli apostoli, dei martiri, dei santi, era tutto un fiorire di opere religiose. Attorno alla sede di Pietro, che gli avvenimenti provvidenziali della storia hanno portato a Roma, non a Ginevra, a Strasburgo o altrove, a Roma. Questa Roma cattolica, da quale irradiava la fede immutabile, non piaceva ai settari, sia delle logge sia delle sette protestanti. Da qui questa aggressione, tutti quei simbolismi che sono affiorati in quei frangenti, simbolismi o episodi che indicano chiaramente il tentativo di sostituzione del cattolicesimo col protestantesimo, quell'episodio sufficientemente conosciuto, quando arrivano i bersaglieri, quando i bersaglieri entrano a Roma nel 20 settembre del 1870, vi è quel carretto trainato da un mulo, chiamato in modo dispregiativo Pio IX, e da Luigi Ciari che mise sul suo cane il carretto, ci sono delle Bibbie protestanti. Sono delle Bibbie protestanti. Ma c'era il cane di Luigi Ciari che ci aveva il cartellino appeso Pio IX. Tutto questo porta vergogna a quella pagina storica. E tra l'altro abbiamo festeggiato il 3 novembre l'anniversario della vittoria di Mentana, perché nella controrivoluzione ci sono tante sconfitte, non dimentichiamoci delle vittorie. Ci fu la campagna militare nell'agro romano dal settembre all'inizio di novembre, l'esercito pontificio ormai era stato costituito, aveva raggiunto un grado sufficiente per confrontarsi con
il nemico, e ci fu da fine settembre fino al 3 novembre tutta una serie di vittorie, tranne l'episodio di Monte Rotondo, ma poi dove i garibaldini si segnalarono per la profanazione orribile di chiese, e poi ci fu il trionfo appunto di Mentana. Tutti questi episodi sono narrati in quel libro di Francesco Maurizio Di Giovine sugli Zuavi Pontifici, e nel libro vengono descritti tutti gli episodi che sono successi proprio nel giorno del 20 settembre e nei giorni successivi, sia la caccia allo zuavo, a parte i gruppi che venivano fatti prigionieri e comunque scherniti, insultati, eccetera, alcuni zuavi isolati furono oggetto di questa caccia, ma poi proprio l'entrata fisica nella città dei Papi di una teppaglia impressionante, e al di là delle azioni da teppista, subito dopo, poco dopo, le leggi del nuovo Stato, leggi anticlericali, anticattoliche, che colpivano il cuore stesso della storia di Roma e del simbolo di Roma. Del resto, il primo sindaco di Roma, come sappiamo, fu un israelita massone, e la famiglia era molto legata, alcuni dicono in modo molto particolare, alla figura di Giuseppe Mazzini. È questo mondo che ha fatto del 20 settembre un trionfo, e infatti non c'è città in Italia che non abbia una via dedicata, ahimè, al 20 settembre, che ricorda questa entrata sacrilega in Roma. Questi sono dei punti fermi, dovrebbero essere dei punti fermi della controrivoluzione. Noi come cattolici non possiamo assistere indifferenti a tutto questo. Certo, poi ci fu un concordato. Il concordato che cos'è? È il tentativo della Chiesa, con stati che non sono cattolici, di creare un modus vivendi, di ottenere dei vantaggi pratici per lo svolgimento. Vabbè, là serviva a fare politica, però il discorso è questo: bisognerebbe fare delle concordati. No, politica nel senso che comunque c'erano la Chiesa che aveva tutte le sue parrocchie, le sue chiese in un popolo altamente cattolico, quindi non si poteva lasciare dare vigore all'apostolato in Italia. Sì, non poteva non essere fatto, però ci sono tra l'altro Pio XI chiese nel concordato, nelle trattative che portarono al concordato, un punto che non fu purtroppo accettato, cioè, per ritornare al personaggio di Nola che avevo accennato, all'abbattimento al monumento di Giordano Bruno a Campo dei Fiori, che fu uno scandalo inaudito. Leone XIII aveva addirittura minacciato di lasciare Roma al momento dell'annuncio della costruzione di quel monumento che riunì tutta una serie di personalità massoniche, lo scultore, tutti, eccetera, perché Don Ugo, i simboli sono importanti, sono importanti. E come no, Don Ugo, ci sono varie cose da dire. Il primo, ci sarebbero sono tante, vabbè, vi dico due o tre mie riflessioni. La prima: nasce la terza Roma tanto auspicata da Mazzini, che lo stesso Gramsci fa pezzettini, e la terza Roma oggi si regge sul turismo che viene a Roma per le opere d'arte fatte dalla Chiesa. Se no la terza Roma di Mazzini già sarebbe bella che è morta. La Repubblica Romana
No, la tanta arretratezza dei 2000 anni di storia, che i risorgimentali, i laici, progressisti, giacobini, massoni italiani, mondiali, sbandierano ai 420, si regge sul fatto che il 65% del patrimonio culturale artistico mondiale è in Italia, e grazie a questo paese ancora si regge. Quindi se non ci fosse stata i 2000 anni della Chiesa, non credo che oggi l'Italia sarebbe un paese che ha nel turismo tra le fonti principali del PIL. Quindi è un cane che si morde la coda. Vengono ad ammirare un'altra considerazione. Vengono a ammirare le bellezze lasciate dal Medioevo, dalla Controriforma. Dall'arretratezza delle 2000 anni di moderni, dal potere temporale e spirituale della Chiesa. Quindi, e questa è una cosa assurda. Poi la seconda cosa, terza cosa importante, la cosa strana: noi abbiamo fatto il 20 settembre una puntata con di giovani per parlare del suo libro dei Zuavi proprio il 20 settembre, che è coincisa col funerale di Maria, della regina Elisabetta. Pace all'anima sua. È una coincidenza strana. È una coincidenza. Però quel personaggio era a capo della Chiesa scismatica inglese. Non so che se è stato volutamente fatto quel giorno o se è un segnale divino, però io una coincidenza non ce la vedo. Sono avvenimenti che si intrecciano, certamente. Ecco, in quell'occasione i giornaloni italiani hanno sfoderato una fede monarchica che non manifestano. No, ma vi racconto un episodio personale. Delle monarchie della penisola. Io vi racconto un episodio personale. Aver discusso e litigato in una parrocchia dove abito, dove in quella parrocchia si esaltava la figura della regina Elisabetta, ha detto: guardate che la regina Elisabetta è la regina della perfida Albione, c'entra pure la massoneria, c'entra tutto. In una parrocchia. E ho detto, invece di ricordare in quel giorno la caduta di Porta Pia. Beh, in una parrocchia. Per far capire a che condizioni siamo arrivati con la Chiesa. A pregare per l'anima della regina Elisabetta. E quello è un altro discorso. Carità cristiana che però anima, ahimè, che ha portato al giudizio con nostro Signore Gesù Cristo tante miserie, non solo essere il vertice della setta scismatica eretica anglicana, poi una vicinanza molto stretta della corte britannica con le logge massoniche, così pure la firma di tante leggi inaccettabili per la coscienza cristiana nel corso del suo lungo regno. Ma lei ha finito ormai, è stata nell'eternità, noi siamo ancora nel tempo, il problema è per tutti coloro che sono entrati nell'eternità. Tuttavia non possiamo non assolutamente carità cristiana poi, per tutti. Quindi, poi nostro Signore è lui che tutti, è lui che vede e provvede, sono cose che non ci riguardano. Però con fermezza dissociarci dagli errori, ad esempio, del discorso della monarchia britannica che ha avuto nei confronti dei paesi cattolici, per prima l'Irlanda. Ecco, l'Irlanda cattolica oggi ha un'occupazione sul suo suolo da parte di un governo. Ma quello che mi scandalizza è che per un cattolico si ricorda, non sa nemmeno che cosa vuol dire il 20 settembre ed esaltiamo. Meglio che non ne parlino, perché quando ne parlano parlano a favore dei bersaglieri, quindi fare un'altra considerazione. Il risorgimento è così anticattolico
che per, se non era per Benedetto Croce, la famosa Vandea italiana, l'insorgenza di quel triennio, non ne voleva proprio parlare, perché era un'unta. Era un'unta. I non cattolici hanno detto quello che c'era da dire, certo. E la rilettura della storia. Benedetto Croce ha voluto scomodare quel triennio per i risorgimentali, perché per i risorgimentali quella era un'offesa, un'onta, perché dovevano ammettere che un popolo italiano sotto il segno della croce e della corona, che sia stato imperiale o realista, era unito nel cacciare lo straniero, mentre invece per il risorgimento il popolo italiano era indifferente. Anzi, il italiano era assolutamente indifferente, ne ha pagato duramente le conseguenze. Pensiamo a tutta l'emigrazione che è seguita negli anni, appunto, in seguito all'unità d'Italia. Don Ugo, possiamo dire che una botta pesante, quella più, la spallata, la prima spallata pesante, oltre a quella di Napoleone, fu la legge Siccardi del Piemonte, che praticamente spogliò la chiesa piemontese in maniera incredibile. Ah, sì, sì. A Torino c'è una piazza, Piazza Savoia, con un obelisco che ricorda quelle infauste leggi, e i più cattivi si augurano che l'obelisco cada. E quell'obelisco innalzato proprio per ricordare quell'episodio davvero infausto. Ma appunto, vede, alcuni fanno leggi cattive, altri le conservano. La restaurazione deve portare, per forza di cose, a cancellare certe leggi, ma ovviamente non si tratta solo di un atto amministrativo, cancello questa legge, si tratta di favorire la diffusione all'interno della società di principi, di valori, sì, sì, per formare le nuove generazioni, che non sentono più il bisogno di certe leggi inique, ma che abbiano appunto le menti liberate da questo martellamento ideologico che le condiziona. Mai come oggi vi è un condizionamento da parte del potere, quello che si attribuiva alla Chiesa. Una volta, per secoli, i popoli erano condizionati dalla religione. Meno male che erano condizionati dalla religione. Abbattuta la religione, sono condizionati dalla superstizione e da tutta una serie di cose, dalla società liquida, improponibili. Quindi abolire certe leggi, ma contemporaneamente ricostruire tutto quello che la rivoluzione ha distrutto. Di lavoro ce n'è, ma come abbiamo detto prima, ha fatto comodo a tutti certi tipi di cose, perché poi era un processo in atto, soltanto quello di quantomeno ricordare questi principi. Questi principi non possono e non devono essere dimenticati nella liturgia tradizionale, non quella rivoluzionata da Paolo VI di infelice memoria, pace all'anima sua. Nell'ultima domenica di ottobre si festeggia Cristo Re. Fu Pio XI che negli anni venti, di fronte al trionfo delle ideologie, ricordò i diritti di Cristo sulla società. Cristo non è unicamente il re. La bandiera dei famosi, che poi divenne la bandiera dei famosi Cristeros messicani, no? Certo, certamente. José Sánchez del Río. Come si diceva, il Messico lontano da Dio e vicino agli Stati Uniti, è quello che si diceva in quell'epoca. Ecco, uno dei tantissimi casi in cui gli Stati Uniti d'America hanno messo il naso negli affari altrui e hanno certamente appoggiato il governo massonico anticristiano, anticlericale
del Messico. Ora, la regalità sociale di Cristo è l'obiettivo. Si tratta di riscoprire, approfondire questi principi e metterli alla base di un'azione anche. Don Ugo, una domanda. Un'azione controrivoluzionaria che sia davvero controrivoluzionaria e non rivoluzionaria con sfumature diverse rispetto a quelle dei giacobini, dei napoleonici o dei risorgimentali, ma pur sempre frutto della rivoluzione. No, questo Don Ugo, una considerazione non può essere accettabile. Due parole sul gigante che è stato Pio IX, che ha vissuto il papato più travagliato e più sofferente della storia della Chiesa. Pio IX è uno dei due giganti della seconda metà dell'Ottocento, Pio IX e Leone XIII, due grandissimi pontefici che hanno regnato tantissimo, cioè 50 anni, più di 50 anni, sommando i due pontificati. Il pontificato di Pio IX è stato il più lungo. Pio IX è stato quello più lungo, dopo il più lungo della storia, tra tutti i papi dopo quello di Pietro. È stato il pontificato più lungo, ma poi ci fu un pontificato altrettanto lungo di Leone XIII. Vi è il magistero di Pio IX, il magistero, perché i sommi pontefici non rilasciano interviste, chiacchiere a destra e a sinistra, ma rivolgono al popolo cristiano, alla gerarchia e al popolo cristiano, dei documenti, il loro magistero. Allora Pio IX assisteva a tutti questi sconvolgimenti e trasformava la narrazione degli avvenimenti con la voce di Pietro, che analizzava e condannava tutti questi fatti, basandosi certamente sui principi. Torniamo sempre al solito discorso, ma certamente era immediato agli avvenimenti. Il suo successore, Leone XIII, ebbe modo invece di approfondire tutte queste questioni e ci ha lasciato un magistero importantissimo. Le encicliche dei sommi pontefici devono essere conosciute, lette, commentate, e del magistero di Leone XIII in particolare contro la massoneria. La massoneria sì, non però... è una fobia di qualche... Vi devo dire un episodio, Don Ugo. Una trampalata, e la massoneria è indicata come il nemico. Vi devo dire un episodio. Innanzitutto c'è da dire che comunque Leone XIII andò oltre, superò il non expedit di Pio IX. Quindi lui fu coniugato il fatto che... Siamo su livelli diversi, perché il non expedit era una questione d'ordine disciplinare nel corso della storia, anche della storia italiana. Nel corso della storia italiana la Chiesa in alcuni momenti ha ritenuto opportuno vietare la partecipazione alle votazioni politiche, in altre invece incoraggiarle e poi magari lasciare libertà di scelta. Quelle sono questioni contingenti che riguardano il governo della Chiesa e le indicazioni pratico-pratiche per il popolo cristiano. Quanto al magistero, c'è stata una continuità da Gregorio XVI di fronte ai grandi errori moderni. Gregorio XVI, Pio IX, Leone XIII, San Pio X, nel 23 ricorrerà il 120° anniversario della elezione di Pio X al sommo pontificato, e poi Pio XI, Benedetto XV, Pio XI, Pio XII. C'è stata una continuità nell'analisi degli errori. Certamente ogni pontefice aveva nel suo periodo storico materia per
alcuni aspetti. Beh, comunque... quella di Leone XIII era l'aggressione della cristianità. San Pio X aveva un altro problema. Il nemico non era entrato solamente nella cittadella cristiana, la società cristiana, ma stava penetrando nella Chiesa col modernismo. E allora ecco tutta l'analisi. Sì, noi abbiamo vi devo dire un episodio a Castiglione del Biferno, dove c'è il famoso sindaco Enrico Fratangelo. Notai io, lui non nessuno lo notò, andai a trovarlo. C'è una cappelletta sopra con tanto di dedica ed epigrafe a Leone XIII, che tra l'altro è nato qua vicino a me, a Carpineto Romano. E a fianco c'è un'altra epigrafe, hanno messo dopo, sull'esaltazione della Prima Guerra Mondiale, chiamata la Quarta Guerra d'Indipendenza, che fa capire come un piccolo strage, centro, come in un piccolo... strage, come la chiamava, come la chiamò, ma... detto, XV, il guerrone. San Pio X morì di male di crepacuore, sia per i modernisti che stavano occupando la Chiesa, sia per quella guerra che fu un disastro. Per i massoni la chiamano la Quarta Guerra d'Indipendenza, quindi fa capire come in un piccolo centro molisano emergeva questo scontro frontale tra un nemico giurato alla massoneria come Leone XIII e i massoni che gli rispondevano con l'esaltazione della Quarta Guerra d'Indipendenza. Leone XIII era nemico giurato di tutti gli errori che si oppongono alla verità, perché era difensore, perché aderiva, abbracciava e difendeva la verità. Quindi ormai siamo verso la conclusione. Coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarci, cos'è che deve rimanere di questa chiacchierata? Deve rimanere il desiderio di approfondire questi argomenti, al di là di quello che si può dire, ma quello che si può e si deve leggere, quello che si deve scoprire. I documenti ci sono, bisogna cercarli. Sì, sì. Bisogna... Noi abbiamo fatto un'altra... Ho qui un libro di un volontario di Pio IX, Antonio Maria Bonetti, era bolognese, un universitario. Fu volontario di Pio IX, aveva combattuto anche il 20 settembre, rifiutò di aderire all'esercito regio dello Stato italiano, tornò a Bologna. Cosa fece? Fondò una rivista antimassonica, abbandonò il fucile utilizzato soldato di Pio IX e impugnò la penna con lo stesso ardore per colpire gli stessi nemici. E lui, come tanti altri, avevano capito tutto. Non era quell'aggressione a Roma, non era qualcosa di isolato da un contesto più generale. Si trattava di difendere non solo la territorialità della Chiesa, ma la Chiesa stessa, in quanto vi era l'illusione che spogliandola del potere temporale si sarebbe spogliata anche del potere. Ma guardi, fu quindi imitiamo Bonetti, e cioè andare a fondo nelle questioni, cerchiamo, leggiamo e divulghiamo questi uno schiaffo testi. Tremendo porta via, perché non dimentichiamo che comunque la Chiesa era spaccata, c'era una Chiesa che era una parte della Chiesa era risorgimentale, però dopo Porta Pia ci fu una presa di posizione da parte di tutto il clero e ci fu una chiusura verso l'Italia. Tutto si ricompose con la Prima Guerra Mondiale, dove alla fine i parroci dovettero fare la loro operazione per sostenere le anime in guerra. La chiusura era verso il governo italiano, che si basava su principi inaccettabili. Come oggi, ad esempio, io personalmente ho delle amicizie negli Stati Uniti d'America, dove ci sono delle fiorenti comunità
i cosiddetti tradizionalisti, adesso è un'etichetta, quindi una parte del popolo statunitense è sano, ma il problema sono il governo e chi governa il governo, cioè che indirizza dei principi assolutamente contrari al, ai principi cattolici e ai principi naturali. Insomma, abbiamo avuto la fortuna di avere tante persone che si sono hanno dato persino la vita per difendere la buona battaglia. Cerchiamo, seppur indegnamente, di continuare questa buona battaglia. Io la ringrazio. Don Ugo, prima di chiudere vorrei capire se volete dire qualcosa, una riflessione, e chiudiamo. La Chiesa oggi come è messa? Ah, beh, qua non andremo più a letto, guardi. No? Io, va bene, io allora... A poco arriverò a 34 anni di sacerdozio, da 34 anni che anche prima col seminario, anche prima di entrare al seminario, che ho fatto la mia scelta, impossibile accettare il Concilio Vaticano II, impossibile accettare la riforma liturgica. I mali della Chiesa non nascono con Jorge Mario Bergoglio, nascono col modernismo che ha avuto il sopravvento nella Chiesa con il Vaticano II. Non è la Chiesa che sbaglia, ma sono queste persone all'interno della Chiesa che diffondono l'errore, per cui... Don Ugo, abbiamo chiuso il cerchio con voi. Per conservare la fede non si può accettare questi errori. Don Ugo, abbiamo chiuso il cerchio con voi perché abbiamo fatto la prima quest'anno con Di Giovani sul 20 settembre, poi abbiamo fatto la chiacchierata con la Bianchini Braglia sulla l'alta vendita e su Mazzini e su quello che ha creato la carboneria portando ai giorni nostri. Vi manderò i link e vedeteli. E chiudiamo con voi per parlare, per mettere parola fine definitivamente. Avrei tantissime altre domande da fare sulle conversioni ipotetiche di Napoleone e Cavour sul punto di morte, ma non ha importanza. Per sapere queste cose bisogna aspettare di entrare nell'eternità e chiedere al Padre Eterno come sono andate le cose. Abbiamo chiuso il cerchio con voi e abbiamo comunque adesso stabilito definitivamente, ma non ce n'era bisogno, che il Risorgimento nasce soprattutto con un movimento anticattolico, antichiesa cattolica. Ho fatto il prete. Ho chiuso. Io vi ringrazio. Ho fatto il prete. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi ringrazio per la disponibilità e sicuramente ci risentiremo per altre tematiche che sono molto importanti. Grazie di tutto e come diciamo noi, è che la Madonna va accompagna, Don Ugo. Ecco, e viva Cristo Re. Cristo Re, quello è un altro capitolo straordinario, guardate. No? Viva Cristo Re. José Sánchez del Rio, qualcosa di incredibile. Arrivederci, grazie. Grazie.